Rigoletta, il tema dell'Europa, la coesione sociale e le imprese sociali. Quale ruolo per l'Europa possono avere le imprese sociali? E soprattutto, ancora, noi siamo al sud, in questo momento a Messina, è vista molto distante l'Europa, non come occasione di sviluppo. Perché? Eppure Messina, da Messina è nato tutto, perché Messina è il luogo nel quale è ripartita quell'Europa che era rimasta bloccata negli anni 50. Il tema fondamentale è che il mercato unico europeo ha avuto grandi successi, abbiamo l'euro oggi è accettato da tutti, il 75% dei cittadini europei sono contenti dell'euro, nessuno pensa di uscirne, anzi addirittura gli svedesi pensano di entrare nell'euro, però non abbiamo integrazione in tanti altri campi, compreso quello per esempio di rendere possibile per le imprese sociali di sfruttare meglio il mercato unico europeo. Nel rapporto che ho scritto per le istituzioni europee ho cercato di mettere una strategia su come eliminare gli ostacoli e far sì che le imprese sociali possano essere più presenti dentro il mercato europeo, far sì soprattutto che il mercato unico europeo sia quello strumento di redistribuzione sociale che oggi purtroppo non è, dove oggi invece si aumentano le differenze e non si riescono a superare gli ostacoli. La nostra Europa è troppo divisa tra aree periferiche con minore opportunità e aree centrali tutte piene di opportunità. Il rapporto lancia questa provocazione della libertà di restare rispetto alla sola libertà di muoversi, che è un modo per cercare di aiutare le aree più periferiche del mondo. Al volo sulla politica.